Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato a Napoli 5 quintali di sigarette di contrabbando. Non manca il consueto bollettino sui contagi nei comuni del Vesuviano. Resta stabile la situazione tra nuovi casi e guarigioni. Un'ampia pagina dedicata alla scuola, il ritorno in classe a Torre del Greco, la preside tedeschi dell'Istituto Leopardi, studenti entusiasti e più consapevoli. Alla Falcone Scauda di Torre del Greco, la giornata dell'accoglienza dedicata alla terra, la preside abilitato. Usciamo da un periodo estremamente complesso che ci ha messo a dura prova. Riprendere a settembre è per tutti una grande sfida. In chiusura restiamo a Torre del Greco, dove è partito il progetto di bonifica e di restyling del sito delle 100 fontane. Con le nostre telecamere siamo stati in zona. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 5 quintali di bionde, tratto in arresto due contrabbandieri, denunciandone altri 6. Questo è il bilancio di una serie di controlli operati in questi giorni e nelle ultime ore, frutto dell'intensificazione delle attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, sul capoluogo e nell'area metropolitana da parte delle Fiamme Gialle partenopee. In particolare, nel corso di un primo intervento, i Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli, durante i costanti controlli su strada, hanno individuato all'incrocio tra via Circonvallazione Esterna di Napoli e via Luigi Minale del comune di Melito di Napoli un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando dei marchi Winston e Minsk su un'autovettura, occultate sotto un telo nero su cui erano stati poggiati tubi idraulici e pettorine catarifrangenti. Le successive perquisizioni condotte presso un box nella sua disponibilità hanno consentito di trarre in arresto un 29enne di Napoli, già noto per fatti di contrabbando, e di sottoporre a sequestro nel complesso 380 kg di bionde. Nel corso di una seconda operazione, gli stessi Baschi Verdi hanno notato in via del Cassano, nel quartiere secondigliano del capoluogo, un soggetto che, dopo aver notato il passaggio della pattuglia, si era allontanato repentinamente. Insospettiti dal comportamento dell'uomo, i finanzieri lo hanno fermato, trovandolo in possesso di 200 grammi di sigarette di contrabbando. I successivi accertamenti, condotti in stretto raccordo con la sala operativa, hanno permesso di riscontrare il suo stato di latitanza, poiché si era sottratto ad un ordine di carcerazione per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere e furto, emesso a suo carico dal Tribunale di Avellino. Al termine delle attività è stato ristretto presso il carcere di Poggioreale. Inoltre, il gruppo Napoli nel quartiere Stella ha sottoposto a sequestro in via Bellini, angolo Vico Terzo Casanova, 120 kg di sigarette di contrabbando trasportate su un furgone notato perché vicino allo stesso vi erano due uomini che, alla vista della pattuglia, hanno abbandonato una valigia e si sono repentinamente dileguati. La compagnia di Pozzuoli a Bagnoli ha sequestrato presso l'abitazione di un 67enne, successivamente denunciato, oltre 10 kg di sigarette dei marchi Winston e Regina Red. Le compagnie di Casanova e Torre del Greco hanno denunciato 5 minutanti che detenevano diverse decine di pacchetti di sigarette di contrabbando messe in vendita all'interno di autovetture o su un espositore di plastica. Infine, il gruppo di Frattamaggiore ha sottoposto a sequestro oltre 28 kg di sigarette di contrabbando tra Regina, Stix, Marlboro e Winston, tutte sprovviste dei contrassegni dei monopoli di Stato, sanzionando a livello amministrativo 12 responsabili. Restano stabili i numeri dei contagi nel comune di Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera, infatti, si è registrata una sola persona guarita. Inoltre, si è certificato un nuovo positivo. Non muta dunque il bilancio dei contagiati, con 96 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, sono 6 i nuovi casi di contagio, a fronte di 125 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 4,80%. Al contempo si registrano anche 6 guarigioni. Restano 62 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 47.854. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.499, 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.355, il 64%.
un invito alla speranza. È il senso del messaggio che la dirigente scolastica dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, Olimpia Tedeschi, ha voluto rivolgere attraverso i microfoni di TV City ai suoi studenti. Ci lasciamo alle spalle un periodo complesso, ma con la consapevolezza del ruolo che la scuola ha nella società. Una riflessione che lascia spazio all'ottimismo. Siamo fiduciosi. Cominciare in presenza ci ha caricato di entusiasmo, passione e gioia. Ieri l'inizio di questo nuovo anno scolastico, il terzo purtroppo ai tempi della pandemia, ma quest'anno si respira un clima di maggiore serenità, complice anche la campagna vaccinale. Sembra che quest'anno, anche come ha annunciato il ministro per televisione, sia un anno in presenza, e quindi già questa cosa di cominciare in presenza ci ha caricato di entusiasmo, di passione, di gioia. Molto importante ritrovarsi in presenza, alunni, docenti, personale, seppur nel rispetto di quelle che sono sempre le norme di prevenzione Covid, perché come ben sappiamo fino al 31 dicembre sono in vigore. I ragazzi sono sorridenti nelle aule, c'è stato questo bellissimo saluto iniziale sempre con i distanziamenti, abbiamo fatto l'accoglienza delle classi prime, della secondaria, delle classi prime primarie, delle sezioni iniziali dell'infanzia il giorno 14 e dal 15 poi sono entrati tutti gli altri. Come si può vedere dal cartellone che hanno realizzato, si parte per questo viaggio che è ancora un viaggio un po' tempestoso per il Covid, ma anche un viaggio pieno di sogni, pieno di promesse. La scuola ha pagato un caro prezzo per la pandemia e per mesi e mesi di didattica a distanza, non solo diciamo sul piano della formazione, ma anche per tanti altri risvolti che i ragazzi hanno potuto vivere. Sicuramente lo scotto che abbiamo pagato come scuola è stato grande, però abbiamo anche cercato di reagire a questa situazione molto difficile usando tutti gli strumenti possibili, quelli della tecnologia, le famose attività in DAD, didattica a distanza, didattica integrata, e quello che abbiamo potuto fare è anche cercare di contenere in qualche modo i disagi dei bambini e delle famiglie e del personale attraverso l'attivazione dello sportello ascolto e quindi l'assistenza di questa psicologa che è riuscita attraverso i suoi contatti continui a rendere un po' meno complicato questo momento difficile. Questa parentesi dei quasi 3 anni di lockdown non può essere cancellata, ha lasciato dei segni molto forti, però ha anche fatto capire come sia importante il coltivare le relazioni, l'apprezzare la possibilità che abbiamo di vivere in presenza questo rapporto educativo, e forse secondo me ha reso anche più consapevoli le famiglie di quello che è il ruolo che la scuola ha, un ruolo fondamentale nella società. È fondamentale sempre il rispetto dei protocolli sanitari, quindi nelle classi il distanziamento e l'obbligo di mascherina. Il distanziamento non è più così rigido come l'anno scorso, perché adesso non è più obbligatorio il metro di distanza, anche se è consigliato, e noi abbiamo cercato di rispettarlo. L'uso della mascherina è obbligatorio dai 6 anni in su, ma quest'anno c'è anche il controllo del Green Pass, cioè tutto il personale scolastico in servizio non può avere accesso ai locali della scuola se non dotato di Green Pass. Noi sappiamo che nella fascia di età che il nostro comprensivo abbraccia, noi non abbiamo bambini vaccinati, se non una piccola parte, perché il vaccino è stato consigliato dai 12 anni in su. Mentre per il personale scolastico c'è questa volontà, noi della Leopardi diciamo abbiamo manifestato questo senso civico e quindi siamo in regola, e questo è sicuramente un fatto positivo. Adesso con la scuola in presenza riprenderanno anche tutte le attività e i progetti extracurricolari? Alcuni sì, non tantissimi come negli anni precedenti, ma ci stiamo muovendo perché ci siano delle attività extracurricolari in sicurezza. Qual è il suo messaggio augurale agli studenti? È quello di invitarli alla speranza. Noi non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo lavorare tutti insieme in sinergia per portare avanti questo grandissimo progetto educativo che è affidato al mondo della scuola e per avere cura di tutti gli alunni, soprattutto di quelle frange di alunni che hanno bisogno di inclusione e che sono stati più penalizzati dal lockdown. Mi riferisco ai diversamente abili, mi riferisco ai ragazzi con problemi, i cosiddetti ragazzi con BES, con bisogni educativi speciali, ma anche a tutti quei ragazzi che hanno vissuto psicologicamente il dramma dell'isolamento e della chiusura col lockdown. Noi saremo attenti soprattutto a questi ragazzi
e cercheremo di valorizzare, come facciamo da sempre, i talenti, diventando quello che un grande pedagogista dice, Corradini, gli esploratori dei talenti, perché questo è il compito della scuola, capire le attitudini e valorizzare quelle di ciascuno. Usciamo da una situazione pandemica che ci ha messo a dura prova. Riprendere la scuola in presenza a settembre è per tutti noi una grande sfida. È il senso del messaggio della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco, Maria José, abilitato nella giornata dell'accoglienza dedicata alle prime classi di scuola primaria e secondaria e ai piccoli dell'infanzia in tutti i plessi della scuola. Stiamo giocando una sfida. Stiamo mettendo in campo una sfida. La sfida, come hanno ben rappresentato i nostri ragazzi, complimenti, hanno messo in evidenza l'importanza dei comportamenti singoli, individuali, pur nello stare insieme. Anzi, aggiungo, proprio nella sfida dello stare insieme. Dobbiamo imparare nuovi comportamenti. La distanza non deve essere solamente una regola scritta nel nostro protocollo per quanto riguarda la ripresa. Deve essere un'azione quotidiana, fondamentale. L'uso della mascherina è obbligatoria, è fondamentale, è necessaria per poter affrontare la sfida. Comportamenti nuovi, forme di comunicazione nuova. Una sfida che significa stare insieme e collaborare, ma soprattutto, ha ribadito con forza la preside, rispettare tutti i protocolli sanitari. La sicurezza dipende da ciascuno di noi. Sono importanti dunque i singoli comportamenti che vanno a determinare lo star bene di tutta la comunità. Oggi la sfida ha una nuova prospettiva, ha un nuovo significato. Non solo stare insieme, collaborare è fondamentale. Ecco, estendere, occupare tutti gli spazi possibili, pur di mantenere quella distanza che oggi il piano di ripresa della scuola non considera fondamentale e obbligatoria, ma è necessaria. Ognuno di noi deve mettere in campo dei comportamenti che siano comportamenti in sicurezza. La sicurezza dipende non da un protocollo conservato nel cassetto della preside o pubblicizzato sul sito, ma dipende da ciascuno di noi. Sono importanti i comportamenti singoli, individuali. Quest'anno lavoriamo molto su questo, che poi vanno a determinare lo star bene di una comunità. Credo che la nostra comunità possa essere una comunità di coraggiosi. Coraggio vuol dire affrontare le difficoltà che la vita, che la situazione particolare che viviamo nel nostro paese, in tutto il mondo. In chiusura, visibilmente emozionata e commossa, la preside ha invitato i suoi studenti ad avere coraggio, perché dopo un momento difficile torna sempre il sereno. Avere il coraggio di vedere e di far vedere ai nostri giovani il sole che c'è al di là della nuvola. Io voglio vedere il sole, voglio additare il sole e ai giovani voglio far vedere quel sole. Grazie. Il progetto accoglienza ha avuto come filo conduttore comune ai tre ordini di scuola la terra e ha visto la dirigente protagonista in un momento fortemente simbolico. Con la presenza di Madre Terra ha piantato semi nel cortile della scuola per simboleggiare la ripartenza da coltivare con cura, amore ed attenzione. Partito il piano di riqualificazione opera del Comune per il complesso monumentale delle 100 fontane, una delle aree storiche del Comune di Torre del Greco.
Da tempo, in stato d'abbandono, le fontanelle in passato raccoglievano le acque di una sorgente naturale, alimentata dall'antico fiume Dragone, che nasceva alle radici del Vesuvio. Il sito, visibile oggi, nasce dall'opera di scavo del reverendo Don Gaetano De Bottis, per incarico dell'Università di Torre del Greco, effettuata nel 1783. Sommerso da numerose eruzioni, rispettivamente nel 1794 e nel 1861, fu recuperato negli anni successivi, con numerosi abbellimenti e ristrutturazione del padiglione, definitivamente inaugurato nel 1879. Il quartiere invocava questa rinascita da tempo, e dalle immagini effettuate dalle nostre telecamere, il sito appare più pulito e l'opera di bonifica continuerà nelle prossime settimane, non solo in ottica di valorizzazione del sito, ma anche di riqualificazione dell'intera area. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Grazie a tutti per la cortese attenzione.